Bene, adesso devo fare il secondo disegno, che verrà qui, e dovrò fare la scritta, l'Odissea, adesso al contrario, dovrò fare questa scritta, senza logo, precisamente qui, con l'effetto che il muro sia spaccato e la scritta interna. Vi faccio vedere un trucco. Ecco qui, mi sono preparato col computer la scritta l'Odissea, tutta con la stessa misura così. Adesso, per fare la scritta perfetta, userò la tecnica dello spolvero che usavano anticamente anche Michelangelo e tutti quelli che hanno fatto gli affreschi, perché era l'unico modo per disegnare veloce. E si fa precisamente così. Con uno stuzzicadenti si bucano gli angoli, precisamente così, cercando di aprire e non sbavare il foglio. Tutti gli angoli. Ecco, tutte le lettere sono bucate, non si vede tantissimo, magari al contrario sì. Praticamente adesso, appoggiando il foglio sul muro, con la matita ripasso, giustamente blocco il foglio, con la matita ripasso i puntini e mi compariranno i puntini sul muro che poi unirò copiando la lettera. Praticamente sono arrivato, mi manca la O di là e la L, sono arrivato alla E, mi manca la A. Praticamente vanno ricalcati i puntini bucati i puntini bucati in modo che dopo che si ricalcano tutti si toglie la lettera e ci sono i puntini. Basta ricopiare precisamente i puntini, seguire preciso, soprattutto prima le linee dritte, tipo la linea della E, questa qui, e poi seguire tutti i punti e si avrà la E. Precisamente così. Ecco, la finita la scritta. Vedete? Ecco la scritta, adesso è finita, dopo posterò la foto e ho fatto l'effetto spaccato. Ho preso un punto centrale, da quel punto partono tutte le linee, ho dato una tridimensionalità alle lettere e ho dato anche una tridimensionalità al muro. E poi con l'aerografo, con l'aiuto dell'aerografo, sono riuscito a dargli alcune sfumature. Ho fatto apposta le lettere un po' rovinate e questo è il risultato finale.